innanzitutto vi saluto tutti, saluto tutti quanti i colleghi, saluto i colleghi presenti al tavolo. Mi scuso per il ritardo, non è colpa mia, c'è un'aggregazione di scatolette metalliche in giro che anche nelle alluvioni sono una pestilenza, ma anche nell'ordinarietà, quindi vi chiedo scusa. Ho accettato un piacere, un dovere, ma un piacere di essere qui stamattina, molto rapidamente. Io purtroppo devo scappar via perché i momenti tumultuosi di questo paese investono anche Ispra, e giustamente investono anche Ispra, in quanto non è soggetto trascurabile nelle vicende di questo paese. Allora, un po' perché tutte le volte mi portano mattoni del genere, essendo io un collezionista, in realtà li apprezzo moltissimo, per cui Claudio Campobassi è arrivato da me, l'unica faccenda era sostanzialmente il peso specifico, no, della pubblicazione, che è, la quale secondo me ha un peso specifico di contenuti, quindi ringrazio sui contenuti i colleghi della prima parte, e un peso specifico nella storia. Quando ho letto, non la conoscevo, onestamente io confesso, molto trasparente, la denominazione al di là delle memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia, ben conoscendo la storia del servizio, no? E avendola vissuta molto anche dall'esterno, anche in modo sofferto, ma soprattutto le memorie per servire alla descrizione della Carta Geologica d'Italia, c'era questa risonanza, no, antica di un, no, anche di Santa Susanna, se volete, cioè c'era questa risonanza di certe costruzioni che io non liquido, non, anzi, come ho cercato di dire, sono molto, molto legato, che però dobbiamo anche rivisitare e rilanciare. Cioè, quello che voglio dire è che partendo e non abbiurando e non rinegando e non tralasciando, quindi termini italiani molto precisi, questi percorsi, allo stesso tempo, ancora ieri ero a Firenze per la celebrazione, no, della nascita del Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Firenze. Cos'era? Venerdì ero a Bruxelles per uno dei più grandi e più, secondo me, più incisivi progetti, programmi, progetto realizzati, si chiama DORIS, a livello mondiale, non europeo soltanto, di applicazioni avanzatissime dal punto di vista dell'innovazione, dell'utilizzo del dato satellitare e non solo dei dati in situ, nell'ambito della geologia applicata, definiamola così come termine. Lunedì ero a Bruxelles in un altro, ritengo, ambito estremamente significativo di quello che è il futuro della geologia, cioè la geologia, e quindi come noi dobbiamo rileggere un percorso che è stato troppo lento, no, della Carta Geologica d'Italia, che è sostanzialmente la dimensione tridimensionale della lettura del nostro sottosuolo. Io con la Protezione Civile, parlando di geologia, e non solo di geologia ma anche di mare, mi ribellai al fatto che sotto la superficie del mare e sotto il mare, la superficie dei fondali, no, questo paese non conoscesse neppure il proprio territorio. È vero che non lo conosce neppure camminando, ma pensavo questo paese che fondamentalmente sott'acqua, visto che non si vede niente, no, lasciamo perdere, e sotto l'acqua, cioè quella che è la geologia marina, non si capiva neppure le dinamiche geomorfologiche, no, e qui come erano i fondali. Poi ci andavamo a stendere dei cavi, poi magari partivano eventi come frane sottomarine e altre cose, cioè non sapevamo neppure, no, la presenza di queste dinamiche. Quindi allora mi feci parte diligente nel promuovere quello che è stato il progetto MAGIC, non solo, tutto un discorso sul mare che poi ho ritrovato in Ispra. Quindi sono... Allora io credo che, partendo proprio da questo lavoro affascinantissimo, ci sono due elementi fondamentali che noi dobbiamo leggere. Noi dobbiamo leggere questa nostra tradizione, questa nostra cultura, questi nostri giacimenti in termini di vitalità, cioè in termini di lettura moderna. E in questo c'è anche un discorso sui musei, no? Che, contrariamente a quanto si possa pensare, un discorso a me sempre presente, difficilissimo da realizzare in questo momento,
difficilissimo perché non si può vedere solo in chiave pubblica, non, bisogna vederlo in chiave oggettivamente di copartecipazione pubblico-privato, non è banale come percorso, non solo per i vincoli ma in termini generali, ma anche dobbiamo superare un certo tipo di visione. Non c'è il museo, ma anche lì dobbiamo ragionare in rete, cioè dobbiamo ragionare come rete sostanzialmente di giacimenti culturali, quindi connettere, no? Farsi hub in qualche modo relativamente alle presenze di questi giacimenti. E questa funzione di hub proprio è anche rappresentata dal fatto che siamo in quest'aula del CNR, io conosco da quando voi fate Cinicordi, ci trovo da studente, quindi adesso mi ci trovo come presidente di ISPRA attraverso mille altre esperienze. Io credo che questa è una lettura che dobbiamo avere, l'ho detto ancora ieri, in un concorso leale che riconosce i ruoli reciproci di tutte le componenti della conoscenza del nostro paese. Quindi sto parlando dell'università in primis da cui arrivo, degli enti pubblici di ricerca, puri come chiamo io, oppure degli enti pubblici di ricerca che partecipano a servizi pubblici di pubblica responsabilità, sino a sostanzialmente gli enti che forniscono servizi pubblici to court, cioè quelli che a livello europeo si chiamano gli end users nel senso più stretto. Quindi chiudo qua perché volevo inquadrare questo volume Memorie non come memorie ma come una lettura del futuro, che mi sembra l'elemento importante, no? E fra parentesi, mi metto gli occhiali per essere sicuro, non tutti sono dinosauri come me, insomma può darsi che mi ritrovi qualche pezzo qui dentro di me stesso. Ieri si ricordava appunto il ruolo della cultura biostatigrafica, penso si dica così, nell'identificazione, si parlava di Merla e degli altri, quindi nell'identificazione sostanzialmente dei processi di subsidenza, no? E quindi... tutto quello che è subsidenza e ostatismo nella dinamica fondamentalmente, ad esempio, della zona fregrea e altre cose del genere. Cioè, si ricordava, no, la presenza dei famosi fori nelle colonne riane per l'identificazione sostanzialmente di quel processo che sino allora non si sapeva cosa, come. E ancora oggi qualcheduno non vuol credere che sotto i campi fregrei ci sia una cella magmatica esattamente tra le maggiori o le più grandi che esistono sulla faccia della terra, e nessuno vuol capire che non si sa dove si aprirà il catere, dove è tutto bello questo paese fin tanto che non ci si brucia, poi magari si chiede se è la colpa di qualcun altro. Ma detto questo, è un piccolo sassolino, mi tolgo dalla scarpa, in una storia di 44 anni di professione. Quindi vi ringrazio tutti di essere presenti, ringrazio i colleghi, la professoressa Kerchini, sono particolarmente felice perché è l'ultima sede che ho lasciato da universitario come ordinario di idraulica dell'Università di Cagliari, a cui mi lega la mia residenza attuale, perché io sono residente, ho lasciato Genova da anni, sono residente a Pula, quindi sono residente di Sardegna. E questo mio essere abitante del mondo, che io cerco di trasferire ai giovani, che appunto vedo anche qui dentro, volevo vedere se erano tutti dinosauri, no, non sono tutti dinosauri, così come a Firenze, così in altre sedi, ritengo che sia quello su cui noi un po' più vecchi, invece di guardarci indietro, io credo che noi abbiamo un dovere invece, quello di mostrare a loro che è bello il futuro, che in qualche modo devono impegnarsi sul futuro, che in qualche modo da un passato, anche in parte se vogliamo superato, ma che da un passato anche in parte superato si costruiscono le scale per il futuro. Io credo che questo sia il mio compito come Presidente dell'ISPRA, ma sia anche il nostro compito, no, di persone di cultura e di scienza. Quindi grazie a tutti di essere qui presenti, io vi devo lasciare, scappo perché in questo momento c'è un momento un po' di tumulto politico istituzionale e quindi sono presente. Grazie di avermi aspettato.